Devo dirle che sono preoccupato per le voci che circolano sul mio campo. Le chiedo un'altra possibilità per dimostrare il giocatore che sono, giusto per lei. Senti, cutrone, vediamo contro chi siamo. Vediamo. Non prometto niente. Siamo contro il Torino, no, cutrone. No. Mi spiace, cutrone, contro il Torino. Signor Furlan e il suo procuratore hanno accettato l'offerta. Oh, se ne va via Furlan. Oh, mi sento più leggero adesso. Giornalisti, non mi interessa, la trattativa con Jacopo Petriccione della squadra è saltata. Petriccione, te ne vuoi andare? Petriccione, ascoltami me. Se facciamo tutto l'iter del calciomercato, se alla fine del calciomercato non se ne sei andato, ti licenzio perché mi hai rotto le balle. Non ti voglio più vedere nel muso proprio. Basta. Scalera, hanno accettato l'offerta, buono. E se ne va per l'offerta della squadra Valencia CF. Valencia, ci sono stato anche a Valencia, bellissima città, stupenda. 8,90. Vabbè, no, sono soldini, anche se non sono tanti, perché la dirigenza si frega, anche la merda dei piccioni si frega. Poi 10 milioni. Ma come 10 milioni? C'ho così tanto ancora? Sì, perché ho venduto, capite, io ho venduto Moschera, se avete visto i miei precedenti, ho venduto Moschera, valeva 8, l'ho venduto tipo a 13 se non mi sbaglio, però ho anche comprato altri 2-3 giocatori se non mi sbaglio, perché ho comprato Luis Enrique e poi no, Saloni, Caicedo, no, Luis Enrique e Eduardo ho comprato. Allora ragazzi, mi serve anche un CC perché abbiamo Kries, Krien. E non mi piace, comunque ci vuole un sostituto perché non ne ho altri. Io anche Gaudino, a me piace da morire Gaudino. Cioè, ha idea, poi non è che lo conosco. Allora, scambio giocatori. Attaccanti, lo vuoi Kozak? Toh. Ora, la prossima volta ti voglio da un difensore centrale, voglio vedere se mi va a cercare l'attaccante. Io non capisco sto discorso qua. Sembra che se si prendono un giocatore mi fanno piacere a me. Cioè, dove vale quei soldi lì? Non puoi non considerarlo. 2,4 e 2,5. Vai, pensaci e non rompere le balle, vai. Se non ti va bene, sai dove vai? Vai a fare a quel paese. Allora, noi intanto, che ci pensa? Prendiamoci un bel DC. Proviamo con lui, con Warhol. Gente che va, gente che viene, non ci capisco già più nulla. Allora, gente campisti. Bestie, bestie non si tocca. Petriccione, te ne vuoi andare, per favore? Perché per favore, va, ti pago, vai via. Guarda, un tiè, tanto per. Non ci interessa. Offre altro giocatore. Cosa vuole questo? Terzino sinistro. Guarda, guarda che bello, ma guarda che bello Dumbia. Guarda che bello Dumbia, ecco, allora vuole 1 miliardo perché gli ho offerto lo scarzone. 3,5 con 5%. Solitamente quando installo ci pensano, solitamente accettano. Finora hanno sempre accettato. Quindi ragazzi, adesso rimane centrocampista, se va bene l'abbiamo preso. Difensore l'abbiamo rimediato, che penso sia forse anche meglio. Andiamoci a vedere le squadre che ci sono. Allora, in Serie A ci sono Atalanta, Bari, naturalmente, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo Verona, Cremona, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Perugia, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Torino. Noi,
le uniche speranze, cioè noi qui ci batte tutto, tranne chi è che non ci batte qua? Nessuno. Chi è che battiamo noi? Nessuno. Non battiamo nessuno. Perugia possiamo battere. Mamma mia. Il Genoa non boh. Vabbè, andiamo ragazzi, sarà quello che sarà. Sono contento, abbastanza contento della squadra, tranne due o tre elementi. Però non sono così. Non mi sento pronto. Ecco, ci viene, vai, ciao, ci viene. La partita verrà diretta da Gustavo Apolloni. Dai ragazzi, tranquilli ma decisivi. Ecco, senza denti ma incisivi. 4-5-1 per l'orologio, modulo sulla carta equilibrato con un bello però. Ben 5 centrocampisti. Dai, Enrique. Una grande spinta da parte del Bravo. Fase d'attacco. Il loro anche. Tiroci, no, se la incrociava. Mamma mia, era già pronto il. Ma questi tutti di prima vanno, questi qua. Ma stanno a fare. Le cagatine. No, come fatto a non levargliela? Ottima la scelta di tempo del portiere. Non gli ha dato il tempo di tirare. Ne ha avuto una fortuna. Ma questa era già un gol. Vai Edoardo, non perde tempo. Vabbè. Che cavolo era? Ma dai, ma dove? Ma l'ha appena sfiorato. Supera facilmente il difensore. Sì, vabbè, che mi sorprende, sono davanti. Il difensore si ripartirà con un calcio d'angolo. La vedo molto male. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Michele non può fare tutto da solo, ragazzi. Bravo! Bel colpo di testa. Ansaldi. Occhio al suo movimento. Grande Saloni, ragazzi. Saloni. Sponsorizzato dal gruppo parrocchiere. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Belotti. Ha spazio per andare. Belotti. Bravo, bravo Diogo Lotte lì. Sembra quasi una bestemmia, però. Grande Edoardo. Tanto per regalare un pallone, complimenti. A metri per correre sulla corsia. Lo marchiamo? Prova ad andare, tiro murato. Tiro dalla bandierina per il Torino. Un'altra volta. Noi ne abbiamo fatto un tiro, ragazzi. Silvestri. Oh, ma l'ha fatta, è finita. Avete rotto le balle. Intervento efficace. Sì, Gai, coso, puli, piro. Tizio, Caio, Sempronio, basta! Possono ripartire dopo il recupero del... Oh! Baselli. De Silvestri. Si avvicina all'area. Ragazzi, ce la fate e leva un porco pallone, su! Guardalo, ma muoviti però, sì. Non puoi tirare a moscio così, su! Ma dove? Per il guardaline è fuori gioco. Dove fuori gioco? Ma vai a cagare. Baselli. Occhio, cerca l'area di rigore. Cioè questo gli passa davanti e non gli leva il pallone. Cerca la rete. Tirato malissimo un pallone che finisce sul... Che ragazzi, non finirà mai in pareggio. 6 tiri hanno fatto. Noi 0. Mamma mia, come la vedo male. Wow, guarda come corre bestie. Spaccagli le gambe. Comincia a spaccare le gambe qui, ragazzi, perché sennò. Bravo Ciri, una volta tanto hai fatto. Ecco. Chi è questo? Belotti! Ma chi è Belotti? Ma non è, no, non è il mio Belotti.
Ragazzi, la difesa sta facendo acqua da tutte le parti. Ma cosa ve lo dico a fa? Fenomeno sto paio dei maroni. De Silvestri, Baselli. Ragazzi, non abbiamo fatto un tiro, un tiro in porta. Poi ora arrivano i sostituti, davvero. Arrivano panchinari, siamo a posto. E questo è il Torino, capito? È il Torino questo. Val di Fiori, Belotti. Ma gli avevate su. Oh. Per più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Guarda, siamo già chiusi, Porca. Non è chiaro se c'è già una trattativa o soltanto voci, ma pare che Leandro Castan potrebbe finire. Grande sesse, però ragazzi, sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato, non c'è da. Ma non ci si fa, ma chi è sto che sbaglia tutti i passaggi? Punta l'area. Cross in mezzo. Vai, gol. Il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente dopo un po' non ce la fanno più, no? Strameritato, era nell'aria, si respirava già da diversi minuti. Ma voi scherza, è puntualmente arrivato. Ma voi scherza, ne fanno anche un altro, continua a offrire grandi palloni ai compagni. C'è spazio per Andy Anderson. Palla in mezzo dopo un buon intervento. No, non ci si fa a un metro con la palla tra i piedi. Vai Gomez. Va con il possesso palla. E però qualcuno per triangolare, porca troia, Gomez. Baselli. Se ti fermi. Per la ripartenza. Guarda questi, ma guarda questi. Cerca il crop, palla raccolta senza problemi dal portiere. Povero Mikael. Tutto solo praticamente. Che è valida per il campionato italiano. Guardalo. Sono metri a disposizione. Dai, cazzo, per un pelo. Ma il pareggio qui sarebbe già una grande avventura, una grande. Dai. Oh, da buono. No. Impeccabile lettura difensiva. Occhio al contropiede qui. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Buon pallone filtrato. Ok. Comodamente recupera il pallone. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di anni. Paragna metri verso l'area. Ma porca troia, ma ci si farà a fa un cavolo di tiro. Può correre lungo la fascia. Occhio al tiro. Portiere senza problemi. Sventa la minaccia. Ma è più di così, ma cosa. Che corri però, ci metti 30 anni, è impossibile così. 600 secondi da giocare ancora. Val di Fiori. Baselli. E l'arbitro lascia. Sì, ma f***o te l'arbitro. Che è Dumbia, buono Dumbia, vieni. Vieni che si ride un po', vieni. Buona. La sua prestazione è stata buona, una dei migliori anche oggi. La difesa alla meglio a lottare il pallone. Occhio a Baselli. Baselli! Murato dal difensore. E gliela ridanno, sai. Quello un telo si è fatto anche male. Che è Dumbia che si è fatto male. Ma va a cagare, si è entrato ora Dumbia. Lasciatelo a terra, vai. Tanto uguale. Occhio a questo lancio. Tanto uguale.
fortunatamente, ma deve essere una buona opportunità. Vai Cutrone, ragazzi, se Cutrone fai gol non ti vendo più. Per entrare in campo un giocatore che ultimamente ha fatto più panchina, è un'occasione importante per lui che deve assolutamente sfruttare. Vai Cutrone, deve sfruttare al meglio questa occasione per ricordare. Vai Cutrone, corri Cutrone. Non è finita, prova a calciare. Non ci credo. Ma non è possibile, che è successo? Ma fallo vedere almeno, maledetto. Troppo sul portiere, vi dico sempre io. Che è? Che è successo? Ma che è successo? Cutrone per un pelo. Mannaggia, meno 3 siamo già. Cioè meno 3 a 0. Finita. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Porca maiala. C'erano molte aspettative, non hanno cominciato certamente bene la stagione. Sì, l'importante è che non si facciano battere tutto il campionato. Sì, ma questa nemmeno nulla. Dacci vostri, dacci. Brutti, zuzzi. Va bene ragazzi, io comunque dopo questa bruttissima sconfitta, ma dobbiamo abituarci perché non siamo pronti. Io ve lo dico col cuore in mano, ma non siamo pronti. Va bene ragazzi, comunque ci vediamo questa volta. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate like e commentate che mi fa piacere parlare con voi. Alla prossima, ciao!